Situazione Covid-19 in Capua è costante. Le persone che risultano attualmente ancora positive al tampone e al virus, al coronavirus, sono sempre pari a 3. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Capua è fortemente attivo e sta dando una mano in tutti i settori e sta collaborando anche con gli istituti del Pizzi e del Falco della città di Capua per la consegna a 39 studenti dei personal computer messi a disposizione dagli istituti, e questa consegna è stata effettuata con l'ausilio e con l'aiuto della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana, anche dei 15 comuni che confinano con la città di Capua. Abbiamo concluso stasera l'iter per l'elenco per la consegna dei buoni spesa messi a disposizione dal Comune di Capua con i fondi del governo, e depurato l'elenco dai doppioni, dai non aventi diritto, dai non residenti nel nostro territorio e da quanti avevano presentato la domanda oltre il termine ultimo, abbiamo 577 beneficiari, 577 famiglie che nei prossimi giorni potranno ricevere il buono spesa, e domani mattina da parte del responsabile sarà effettuata la determina con la graduatoria. Contemporaneamente, nella mattinata, nel pomeriggio di oggi, è stata effettuata la distribuzione dei pacchi alimentari presso il centro Caritas, distribuzione effettuata nei confronti delle famiglie con minori e con casi particolari. Domani invece sarà possibile per tutti gli altri ricevere il pacco alimentare, gli altri che sono già presenti in elenco, per un numero di famiglie di pari a 698 famiglie che oggi vengono assistite con la consegna del pacco alimentare. È un lavoro molto impegnativo, possibile solo grazie a un grosso lavoro di squadra e alla partecipazione di quanti ad ogni titolo e grado stanno veramente collaborando in questa avventura. La macchina amministrativa, oltre il Covid-19, prosegue nella propria azione e nella propria gestione. Oggi abbiamo fatto via Skype una conferenza con tutti i responsabili dei settori, conferenza fondamentale anche in vista della presentazione del bilancio dell'ente. Fondamentale perché ci si è resi conto, da numeri alla mano, che nel 2021 ci sarà un calo pari a un terzo del personale presente all'interno dell'ente. Questo determina addirittura l'azzeramento totale di personale in alcuni settori dell'ente stesso. Quindi l'incontro di oggi via Skype ci ha reso possibile rivedere l'utilizzo di alcune persone all'interno della macchina amministrativa, programmare un piano occupazionale che sia però rispettoso delle disponibilità finanziarie dell'ente. Andiamo anche in questa direzione, perché l'obiettivo è sempre di lasciare il comune in condizioni migliori di come lo abbiamo trovato alla fine del nostro mandato. Voglio anche dire che sono tante le operazioni che l'ente comunque sta portando avanti indipendentemente dalla problematica Covid, perché stiamo lavorando da casa, tutti i responsabili stanno chiudendo le varie azioni, le varie fasi progettuali che erano già in corso dall'inizio del mio mandato, e abbiamo bandito in questi giorni la gara per la progettazione del Bosco di San Vito, abbiamo concluso la fase della gara per la rotonda e tutta via Napoli di la rotonda Caputo, abbiamo completato l'incartamento per riavviare i lavori del capannone dell'ex TPN, abbiamo concluso il progetto per il completamento della rete fognaria della città di Capua con la rivisitazione delle pompe di sollevamento, fondamentale per andare incontro anche alla problematica della esondazione che ogni anno in periodo invernale la città di Capua deve vivere. Stiamo ultimando il progetto definitivo per il recupero dei fabbricati che sono del rione del Cardinale Bellarmino nella città di Capua. Stiamo attendendo l'approvazione del progetto presentato alla Regione Campania per il completamento del ponte, portando un finanziamento di 1.200.000 euro. Stiamo rivedendo tutte le pratiche 219, le pratiche del terremoto, per utilizzare gli ultimi fondi messi a disposizione dalla Regione Campania. Stiamo completando la presentazione degli elaborati
del piano urbanistico comunale per puntare entro la fine del 2020 all'approvazione del nuovo strumento urbanistico, a 44 anni di distanza dal piano regolatore generale della città di Capua. Stiamo rivedendo anche tutti i contratti che l'ente ha effettuato negli ultimi anni allo scopo di ottimizzare i costi per ridurre le spese. Stiamo portando a chiusura tutte le agenzie, le fondazioni e gli enti precedentemente costituiti che non riuscivano a produrre atti ma solo costi, e sono tanti altri gli atti e i progetti che stiamo portando avanti. Questo è importante da comprendere, non è la mia informazione tipicamente serale, perché è fondamentale che l'ente non è fermo, l'ente continua a lavorare, l'ente molto sta progettando e creando in funzione anche del dopo Covid-19. Grazie.